l'esigenza è stata una... mi ha colpito vedere queste piante crescere nell'orto e ho cercato col ferro di arrivare più vicino possibile ai cavoli, alle cipolle o ai fagioli, ecco. E questo mi ha attirato un interesse da sviluppare poi in seguito. Il primo lavoro che ho fatto, l'ho fatto non prestissimo, il primo lavoro in ferro avrò avuto 21 o 22 anni. Ho fatto un uccellino piccolissimo, grande così, e in quel momento lì è stata una magia e ho detto: qui devo continuare in maniera diversa, con una tecnica diversa rispetto a quella di mio papà. Lui è molto diretto, io invece sono molto più meditativo e mi complico le cose, e ho cominciato a fare queste cose un po' alla volta. Oh, questa è una storia un po' anche pesantina, perché dovete sapere che non volevo fare quest'albero perché era un olivo. Il gallerista di Parigi mi ha sollecitato diverse volte dicendo: guarda che è una persona interessante, no? E ti spedisco i progetti. Arrivati i progetti, l'ho accantonati. Un giorno passa Giovanni Faustini, giornalista Giovanni Faustini, e parlando così ho detto: guarda qui. Ho fatto un salto dalla sedia e ho detto: no, questo bisogna farlo. Vado, ti porto in Grecia, ti porto in Puglia, ma questo olivo si deve fare. Allora ho capito un po' l'importanza del lavoro e mi sono messo all'opera e siamo arrivati in America, non sapendo cos'era l'America né la Francia. Non mi piaceva di più fare un melo, o fare un albero di pero, i cavoli, le zucchine per esempio, no? Ma l'olivo no, e adesso è la pianta che mi piace molto di più, perché veramente dà degli interessi a vederla, la sofferenza di questa pianta, come cresce, le spaccature, i nodi che ci sono dentro. È una pianta sofferta molto e ti dà anche interesse nel costruirla. Quando studiavo storia dell'arte ho trovato dei paralleli con i Pisano. Nicola e Giovanni Pisano facevano gli scalpellini ed erano padre e figlio. È un parallelo unicamente tra padre e figlio, non un parallelo creativo o di un lavoro similare. Qui lavoriamo il metallo, lo lavoriamo in un modo che è difficile trovare nella cosiddetta storia dell'arte alta. Siamo più nell'arte applicata, che però non ha nulla da invidiare alla storia dell'arte o all'arte più aulica. Ma questa è una domanda molto imbarazzante. Io non è che abbia una... non sono entrato in merito a questi lavoro per gallerie, lavoro per persone importanti, ma non mi interessa essere in sintonia con nessuno. Faccio il mio lavoro perché mi piace fare questo lavoro. È un lavoro molto faticoso e pesante, però mi dà queste soddisfazioni senza mettermi in sintonia con nessuno. Quando studiavo storia dell'arte ho trovato dei paralleli con i Pisano. Nicola e Giovanni Pisano facevano gli scalpellini ed erano padre e figlio. È un parallelo unicamente tra padre e figlio, non un parallelo creativo o di un lavoro similare. Qui lavoriamo il metallo e lo lavoriamo in un modo che è difficile trovare nella cosiddetta storia dell'arte alta. Siamo più nell'arte applicata, che però non ha nulla da invidiare alla storia dell'arte o all'arte più aulica. Ma questa è una domanda molto imbarazzante. Io non è che abbia una... non sono entrato in merito a questi lavoro per gallerie, lavoro per persone importanti, ma non mi interessa essere in sintonia con nessuno, faccio il mio lavoro perché mi piace fare questo lavoro, è un lavoro molto faticoso e pesante, però mi dà queste soddisfazioni senza mettermi in sintonia con nessuno. Lavoro dal punto di vista fisico non penso a niente, penso soltanto al gesto tecnico. Mentre mi fermo o penso a come realizzare quel pezzo, lì il tempo è enorme e la testa vaga e va a infilarsi in 1000 idee diverse. Si pensa come si può procedere, come si deve costruire un martello per realizzare questo lavoro. Bisogna continuare anche di notte, si deve pensare al procedimento che si va avanti, che si sviluppa. Ci vuole tecnologia, fantasia nel lavoro e anche molto sudore e fatica, che non è una cosa di tutti i tempi oggi. Questa mostra ci è stata richiesta. Sanzeno, Casa de Gentili, ci ha chiesto di esporre. Io in quel momento ho imposto che la mostra l'avremmo fatta, ma se tutti gli enti si fossero parlati. Mi spiego meglio. Volevo che il Museo Retico, che secondo me è molto importante ed è una testimonianza del territorio, collaborasse con Casa de Gentili, collaborasse con tutto questo progetto, e hanno risposto positivamente e ne è venuta fuori una cosa completamente diversa, una cosa che a un certo punto ha cominciato a muoversi da sola, e quello è stata... Anche quello è stata una forma di magia, come quel piccolo uccellino che avevo fatto per la prima volta. E una volta una persona mi aveva detto: quando una cosa funziona, cammina da sola. In questo caso sta veramente camminando da sola. Qua siamo ispirati dal luogo, quindi mio papà fa alberi, fa la frutta e la verdura dell'orto, fa la coltura del luogo. Jean-Claire aveva parlato di cultura, che deriva dal latino colere, coltivare, quindi in effetti si è ispirato al luogo da sempre. Io mi sono ispirato anche a altre cose, ricerche di storia, il fatto che in Val di Non ci fosse questa antica popolazione di cui si sa ben poco, che assomiglia un po' agli Etruschi. Poi ne sono nati dei pezzi che hanno cominciato a muoversi veramente da soli, come può essere il Mitreo, come possono essere invece il toro o l'ariete. abbiamo solo fatto da ponte tra gli antichi reperti che sono lì esposti al Museo Retico e la vita attuale che si fa fuori da Casa de Gentili. In Casa de Gentili abbiamo messo dei pezzi, che sono dei pezzi da noi fatti molti anni fa e altri fatti appositamente. Non credo di aver fatto niente di speciale, ho solo fatto in modo che le cose si parlassero, ho solo cercato di fare dei ponti. Il fatto che poi alcuni soggetti siano gli stessi che venivano rappresentati anche quasi 2000 anni fa va per conto suo, fa piacere, ma non è esattamente la presunzione di voler riprendere e rielaborare quei discorsi. È solo un ponte, un tramite. Differenze. Ce ne sono moltissime e pochissime. Noi siamo il frutto di una rivoluzione industriale, quindi noi abbiamo del ferro che è già ottimo da lavorare, abbiamo degli strumenti tecnici comodissimi. Pensiamo soltanto all'uso dell'elettricità. Nel passato non c'era tutto questo, c'era un martello, un incudine e tanta fatica, tanto sudore. Ecco, in quel senso lì abbiamo la tecnologia che ci aiuta, ma però facciamo ancora tanta fatica e tanto sudore, esattamente come i reti.